traffico di cocaina, eroina, hashish, marijuana, detenzione di armi, avvalendosi del metodo mafioso. Sono 43 gli indagati nel Barese, di cui 25 su richiesta della direzione distrettuale antimafia locale raggiunti da un'ordinanza di misura cautelare, 24 in carcere e uno agli arresti domiciliari nel corso dell'operazione denominata Porta Robustina, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari, in particolare nei comuni di Bitonto, Palo del Colle e Cassano delle Murge. Gli indagati sono stati ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale, il clan Cipriano. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP, gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno consentito di ricostruire le modalità esecutive di un'associazione nell'ambito proprio del clan Cipriano, dedita al traffico e alla commercializzazione al dettaglio di sostanze stupefacenti di vario tipo, come confermato anche dal sequestro di un chilo di marijuana, 500 grammi di hashish, 400 di cocaina e 90 grammi di eroina. Il tutto con l'aggravante del metodo mafioso, avendo commesso i fatti, come si legge nell'ordinanza, con modalità tipiche della minaccia mafiosa, poste in essere in maniera eclatante, in pieno giorno, avvalendosi anche di azioni armate. Nel corso dell'attività sono state sequestrate anche una pistola automatica modello 85 e circa un centinaio di cartucce di vario calibro. L'attività investigativa condotta dal nucleo investigativo di Bari dal 2017 al 2018 e poi integrata fino ad oggi prende il via dal procedimento penale inerente all'omicidio del cittadino albanese Edvin Sadiku, consumatosi a Bitetto il 4 febbraio del 2017 proprio nel contesto dello spaccio di stupefacenti, e al successivo omicidio dell'anziana Anna Rosa Tarantino, avvenuto il 31 dicembre dello stesso anno a causa di rivalità tra due clan del Bitontino. Oltre all'associazione, i 43 indagati, di cui 25 raggiunti dal provvedimento cautelare a cui seguirà l'interrogatorio di garanzia, gli inquirenti contestano plurimi episodi di detenzione e spaccio di droga, porto e detenzione di armi, un episodio di estorsione col metodo del cavallo di ritorno e diverse violazioni inerenti la sorveglianza speciale.